tutti ragazzi, sono io Meshan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di mostrarvi gli acquisti che ho fatto durante il mese di aprile. Allora, se vi ricordate, avevo già accennato qualche cosa nel video unboxing che avevo infatti preso soprattutto Wotakoi, il numero 11. Oggi vedrete altre due versioni, una la regular che vi dicevo e l'altra una variant. Poi ho ordinato un'altra variant comunque su Amazon, che se non mi ricordo male era proprio un'esclusiva su Amazon, e quella la vedrete poi in un altro video acquisti. E in video unboxing in questo caso, insieme a degli altri che ho già ordinato, quindi penso che lo farò uscire ormai dopo questo video. Per quanto riguarda invece gli acquisti che ho fatto durante il mese di aprile, direi di iniziare da una bellissima novità che è edita dalla Star Comics. È una Perfect Edition che si chiama Rurouni Kenshin. Eccola qui, al prezzo di 9 euro. Mente bella, dotata di una sovraccoperta di alcune bellissime pagine a colori. Tipo questa, che è meravigliosa. Altra novità che vi mostro, sempre edita dalla Star Comics, si chiama Poche Kuro. Lo vedete in due versioni, che questa era quella normale senza cartoline e questa qua infatti era uscita con le cartoline di due illustration card di Kaiju numero 8 e Poche Kuro. Più che cartoline, diciamo, sono illustration cards in questo caso. Entrambi, se fosse interessati, li trovate al prezzo di 5,50 euro. Faccio vedere un po' il tratto. Mi sembrava una storia molto particolare. Gli esseri umani sono leggendari ingredienti dei gourmet, ricercati freneticamente da tutti i membri della razza demoniaca. Ed è proprio un'umana quella che Kuro ha pescato in un laghetto del mondo demoniaco e che vorrebbe cucinare per cena. Ha così inizio una storia che parla della comunicazione tra diverse culture che non possono comprendersi a parole, rappresentate da un demone e una ragazza umana. Poi è uscito anche il volume numero 100 di One Piece, la regular, la Celebration Edition ve l'ho già fatta vedere in un video, se volete ve lo lascio sotto nel link nell'info box, se volete ridargli un'occhiata. Questa è quella classica che trovate al prezzo di 4,30 euro. Poi è uscito anche il numero 19 di Dr. Stone, al prezzo questo di 4,50 euro. E volume 4 anche di Uzaki-chan Wants to Hang Out al prezzo di 5,90 euro. Come sempre dotate di una sovraccoperta e di alcune bellissime pagine a colori. È stato veramente molto divertente questo volume qua. Poi abbiamo l'ultimo volume di PME Polysemy, infatti volume numero 16. Al prezzo di 4,50 euro. Sono molto curiosa di vedere come si concluderà questa serie. E anche il dolcissimo volume numero 11 di Cardcaptor Sakura però Clear Card. Al prezzo di 4,50 euro. Il numero 13 di Shirayuki dai capelli rossi mi è piaciuto veramente tanto. Anche questo è dotato di una sovraccoperta, però di nessuna pagina a colori. E lo trovate al prezzo di 5,50 euro. E poi passiamo ai due volumi che vi dicevo di Wotakoi. Eccoli qua. Gli altri due che ho preso. Sempre al prezzo di 8,90 euro. E se vi ricordate, vi avevo fatto vedere la cover variant A, questa invece è la cover variant B. E questa è la cover normale, la regular. E poi un'edizione speciale dove potevamo trovare anche una bellissima Meet Your Idol card, è questa qua. Si chiama Oshi no Ko My Star.
Ed eccola qua, quella che vi dicevo. Veramente carina. E questo, se fosse interessati, il primo volume lo trovate al prezzo di 6,50 euro. Mi piace molto l'edizione. Non so se si può vedere comunque come se ci fossero tantissimi brillantini sopra la copertina. Gore è un ginecologo e lavora in una cittadina di campagna. Non ha alcun legame col mondo dello spettacolo, a parte la passione per le idol. E la sua preferita, Ai Yoshino, ha appena iniziato la scalata verso il successo. Inaspettato incontro tra i due degli esiti tragici, metterà in moto gli ingranaggi del destino. Bella tra l'altro molto l'edizione che è dotata una sovracoperta e le pagine che vi sto mostrando a colori sono anche plastificate. Passo poi all'ottavo volume della Via del Grembiule, che io ho preso questa qua che era in pratica un'edizione speciale, che in pratica è la Via del Grembiule 8 edizione speciale, Crime, Caccia e Polycure, edizione limitata non vendibile separatamente dal volume 8 della Via del Grembiule, che è questa. Carinissima, non vedo l'ora di leggerlo. E questa edizione speciale veniva a 9,90 euro. Poi è uscito anche il settimo volume di Shadow House al prezzo di 6,50 euro. Bella anche in questo caso l'edizione. È sempre più interessante la storia, che ogni volta vi straconsiglio. Dopo un po' di tempo è uscito anche il 19° volume di The Rising of the Shield Hero al prezzo di 5,90 euro. E anche il nono volume della Regina d'Egitto, L'occhio azzurro di Horus. Al prezzo 6,50 euro, come sempre, meravigliose le copertine. Abbiamo anche l'ottavo volume di Rent a Girlfriend al prezzo di 5,90 euro. Piaceva farvi vedere questa scena qua, questa immagine in questo caso. E poi abbiamo anche Hanako Kun e dopo scuola dell'Accademia Kamome, che è una copertina meravigliosa, guardate com'è carino, al prezzo di 5,90 euro. Qui vengono risolti degli altri misteri, e poi sono proprio carini i personaggi qua. L'edizione è dotata di una sovraccoperta e, come nel caso comunque degli altri volumi, abbiamo delle bellissime pagine a colori. È uscito anche il decimo volume di Kemono Jien al prezzo di 6 euro. Bella questa immagine qua. E penultimo volume che vi faccio vedere è il 17° volume di Comic Can Communicate al prezzo di 5,90 euro. Eccoli qua. È una serie veramente rilassante che vi straconsiglio veramente tanto. E l'ultimo, non certo per importanza, devo ancora leggerlo, però mi ha incuriosito molto e ho visto che è uscito anche l'anime. Si chiama Dance Dance Dancer al prezzo di 6,50 euro. Dotato di una sovracoperta, però di nessuna pagina a colori. E qui abbiamo modo di vedere il trotto. Junpei Murao è un ragazzo di 13 anni. Nonostante fin da bambino nutra una profonda attrazione per la danza classica, decide di abbandonare quella strada per sempre, finché un giorno non incrocia il suo cammino con Miyako,
Godai, una splendida ragazza che si è trasferita da poco in città. Facciamo danza classica insieme. In un mondo in cui può avere successo solo chi è pronto a sacrificare tutto, la forte motivazione di Junpei ora è pronta a esplodere in polvere di stelle. Quindi anche in questo caso, diciamo come parecchi infatti che vi ho mostrato, appena l'avrò letto vi saprò dire meglio al riguardo. Detto questo, mi sembra di farvi vedere tutto, spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere come al solito con un commento qua sotto se qualcuno di voi ha preso alcuni dei titoli che ho citato, che sarei veramente molto curioso di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!